Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video su GTA 5 Online. Oggi ragazzi siamo qui perché io volevo far vedere due nuovi glitch belli. Il primo è come avere torso e braccia invisibili per il personaggio donna, ma non vi preoccupate che funziona anche con il personaggio uomo. E un altro è come avere le caviglie invisibili con il pantalone colpo. Ragazzi, per avere torso e braccia invisibili vi dovete recare su uno yacht. Se non ce l'avete potete recarvi anche su uno del vostro amico e dovete avvicinarvi all'idromassaggio in questo modo. Non dovete entrarci dentro, ma avvicinandovi abbastanza vicino. Una volta che vi siete avvicinati aprite l'inventario e dovete mettervi un completo da pilota nero. Una volta fatto questo, andate sempre sull'inventario guanti e spostate la freccetta a sinistra e dovete mettere i guanti da chirurgo bianchi. Una volta fatto questo, entrate nell'idromassaggio e dovete premere per un paio di volte mostra casco moto, sì no e si dovrebbe fermare su sì. Ok, una volta fatto questo fate anche mostra casco veicolo, si deve fermare sempre su sì ragazzi, molto importante. E una volta fatto questo andate su Ceo Sicuro Serve e mettete gestione stile e dovete premere la freccetta a sinistra, sindacalista. Una volta fatto questo uscite dall'idromassaggio e mettete stile del boss no. Se il vostro personaggio è uscito dall'idromassaggio e ancora in costume vuol dire che il glitch sta funzionando. Una volta fatto questo uscite. Andate su inventario, accessori e mettete guanti, premete di nuovo freccetta a sinistra e da chirurgo blu e potete vedere che avete torso e braccia invisibili. Bene ragazzi, voi potete anche modificare come volete voi il vostro personaggio con completi, magari farvi un completo tutto vostro. È un glitch davvero semplicissimo da fare e ora passiamo al prossimo glitch. Allora, eccoci ritornati, ora vi mostrerò come avere i pantaloni colpo più cavie invisibili e inoltre potete cambiare anche le scarpe a vostro piacimento. Allora, dobbiamo essere sempre su uno yacht e entriamo nell'idromassaggio. Ragazzi, dobbiamo essere sempre un CEO. Dopo di questo mettiamo CEO Sicuro Serve, dobbiamo mettere gestione, stile e dobbiamo mettere questo stile, questa divisa. Signore della guerra, una volta messa questa divisa dobbiamo ritirarci. Una volta che ci siamo ritirati andiamo su inventario, accessori e dobbiamo mettere mostra casco moto, lo dobbiamo fare fermare su sì. Dopo fatto questo facciamo anche mostra casco velivolo, dobbiamo fare un paio di volte finché non si fermerà su sì. Una volta fatto questo ragazzi dobbiamo cambiare sessione, sempre nella vasca idromassaggio. Una volta che siete spawnati, come potete vedere farà spawnare all'interno dello yacht, dovete andare solo nel vostro guardaroba o nel vostro appartamento oppure nel vostro yacht. Una volta che siete andati nel vostro guardaroba potete notare, andiamo su scarpe, potete notare che abbiamo le caviglie invisibili. È un glitch molto bello e semplice da fare e ora passiamo al prossimo glitch.
Il prossimo quiz, ragazzi, è di come entrare nella stazione dell'SPD, alcuni di voi lo sanno e alcuni no, quindi per chi non lo sa, guardate questo video. Non dovete far altro che prendere una macchina abbastanza alta, anche va bene quella dei civili, però che sia alta, dovete solo saltare, posizionatela in questo modo, e il vostro personaggio cadrà, vi bagherete ed entrerete nella stazione. La stazione è tutta da esplorare, alcune porte si aprono e alcune no. Vi invito sempre ad entrare con qualche amico per fare casino e per divertirvi. La polizia arriverà se inizierete a sparare, però all'interno non ci sarà nessuno, sarete solo voi, ma sarà solo fuori. Io ringrazio D'Ambro per esserci stato in questo video, magari alla fine del video. Vi lascio sempre il link del suo canale in descrizione. Vi invito a iscrivervi al mio canale, ragazzi, al mio canale, commentate, condividete e penso che noi ci possiamo vedere anche al prossimo video.